Ultima gara di una stagione travagliata, bisogna ricominciare con il piede giusto direttamente dalla prossima, perché non si può vivere un'altra stagione così. Sì, bisogna ripartire diversamente, anche se saremmo costretti a in qualche modo a ricominciare, no? Un altro piccolo percorso nuovo, però insomma abbiamo visto credo l'esempio della Juve sia quello più importante. Ha fatto una stagione l'altro anno in linea con quella che abbiamo fatto noi quest'anno, credo abbastanza brutta, e l'anno dopo ha vinto lo scudetto meritando. Quindi credo che dobbiamo guardare a quello, insomma, senza spendere i fantastici miliardi sono riusciti a vincere uno scudetto meritandolo dopo una stagione così brutta. Per dare un lustro a questa stagione, magari se quest'oggi si fosse riuscito a far segnare Francesco Totti, forse almeno ecco, una cosa estremamente positiva dell'annata si sarebbe salvata. Diciamo che ci abbiamo provato tutto nel secondo tempo, quando il risultato sembrava abbastanza acquisito, solo che è sempre così, quando uno deve fare gol poi non riesce mai, magari fa gol chi come me non giocava niente, insomma, senza record e cose varie, però insomma a lume di naso credo che riuscirà a superare anche Altafini. Avete voluto lasciare comunque con un sorriso, ecco così, l'avventura di Luis Enrique, ma il tuo pensiero l'hai già detto, ma quanto pesa questa assenza il prossimo anno per il gruppo, o siete ormai abituati insomma a cambiare guida tecnica e si ripartirà come dici tu comunque sotto la stella di pesanti investimenti a livello tecnico? Tanti investimenti ci dovranno essere, ci sarebbero dovuti stare anche se fosse stato il mister, se fosse restato con noi. Con un sorriso non tanto, perché resta grande amaro in bocca per come è finita questa storia. Io ho letto, ho spulciato varie statistiche di altri grandi allenatori, senza voler paragonarlo per forza a Ferguson, ma insomma anche altri allenatori sono arrivati il primo anno male rispetto a quello che hanno fatto poi in futuro, quindi credo che sarebbe stato bello vederlo con una squadra più rodata dall'inizio, una squadra già formata, magari migliorata. Mi sarebbe piaciuto anche perché come persona se lo meritava. Io personalmente sono rimasto malissimo. Vabbè, te personalmente te l'aspettavi una decisione del genere? Beh sì, sinceramente non è che sono caduto dalle nuvole, se ne parlava, non noi, ma insomma si vedeva nell'aria. Le ultime 2-3 conferenze che aveva fatto, insomma si vedeva che non era convinto sicuramente di restare. Però da prima diciamo non ha avuto sentore, non so, della trasferta di Lecce. È sempre stato, ma se lo avesse visto oggi, insomma la professionalità e la concentrazione con la quale ha preparato la partita, pensavate che era, non so, finale di Coppa Campioni. È stato un professionista fino alla fine, una grande persona che insomma rimarrà dentro, il calcio finisce, le storie, l'allenatore e i giocatori finiscono, però questa è una persona che ho avuto, rimarrà sempre il piacere di aver conosciuto e quel pizzico di rammarico perché durava così poco. Per il dopo Luis Enrique, ecco, si fa il nome di Montella. A Daniele De Rossi va bene Vincenzo Montella, c'è il benestare di Capitan Futuro? Io non devo dare né il benestare né il malestare. Se dice, vabbè. E io devo fare il calciatore, devo farlo bene, devo cercare di farlo 12 mesi come l'ho fatto il 2007-2008 quest'anno. E questo è il mio obiettivo per ogni anno. Poi insomma ci sono tante partite, ci sono gli infortuni, ci sono mille cose che possono alterare un rendimento, ma io devo fare il calciatore, non devo fare il direttore sportivo, non devo scegliere allenatori. Su Vincenzo insomma mi sono espresso già l'altro anno e espressi tutto il mio stupore per quanto era preparato, nonostante venisse da giovanissimo, meticoloso, maniacale, attento a tutto, e già l'altro anno dissi che secondo me sarebbe potuto rimanere. Meglio così, secondo me è andato bene, perché abbiamo conosciuto un'altra grande persona e perché lui ha fatto un'esperienza importante anche a livello professionale proprio.